Ciao, ciao. Ehi, ma dove vai? C'è Mauro, Dugliet! Bravi, bravi che è laggiù! Noi siamo andati fino a Grifon! Bravi! Ciao a te, ciao! Hai ancora da re? Non ancora! Vai bene! Ciao Aldo! Uè! Montano a nau fino a Grifon! Alla nau a Grifon! L'ho filmato e mandi lo papà Patrizia! Sì, sì! E lo mando! Grazie! Ciao a te! Ciao! E buona discesa! Grazie, grazie! Ciao! Manna grudvazze! Ah, bravi, bravi, bravi! Sopra agli alpeggi della Portia sento i campanacci delle mucche che vanno via. 14 di ottobre 2024 e il mio amico Andrea sta venendo su qui lungo la cresta che ci porterà su a Punta Grifone. Ciao Andrea! Ciao! Ciao! Buona salita a Punta Grifone! Che è... adesso la inquadro è lassù, noi arriveremo là in punta là, ma pian pianino saliremo e andiamo su. E qua intorno montagne ovunque. Questa più vicina è la Punta Lunella, che poi scendendo giù incontriamo quella lì, è la Rocca Patanua. Ale, che siamo quasi in Punta Grifone, Prato Podrile, Colombardo, Tomba di Matonda Superiore, Fontana della Sagna, ed eccoci, poi su dritti per i prati, dritto per dritto, eccoci qua, che stiamo arrivando a Punta Grifone, quota 2404. E bravo Andrea, eccolo che si avvicina alla vetta, eccolo là, e anche l'operatore qua. Ciao! Voilà! 2404! E che bello qua dietro! Giù verso la Valle di Lanzo, di Lemmie, e poi tutto intorno, stupendo! Le nebbie, le nuvole si alzano dal basso, ma noi ormai siamo fuori sopra, abbiamo incontrato anche le mandrie, salendo, bello, non si vede giù da Vigliana e Torino, perché le nebbie coprono, ma si vede laggiù il Civrari, con la sua punta imperatoria, il Pilone dei Frati, che è lì.
Voilà, andiamo vicino che si vede Punta Grifone 2404. Guarda che bello arcobaleno! Aspetta che mi allontano, lo vediamo dietro, vieni dietro, dietro la croce di Punta Grifone, guarda, guarda lì cosa c'è qua, un arcobaleno stupendo, ma che bello! Ci siamo messi in un ghiaccio, proprio qui dove vengono a nascondersi gli animali, ma dove è riparatissimo, si sente anche nel video che non c'è più un filo d'aria qua sotto e si sta proprio bene.